una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Io mi sposto un po' più indietro. Questo video sarà un altro All Back to School. Questa volta è un piccolo All Back to School perché... piccolo, insomma, normale forse. Perché l'altra volta avete visto che ho preso un infinito del mondo, ma alcune cose mi mancavano. Allora, siccome mi è stato chiesto, ma quaderni, ma sei sicura che ne hai? Ma non è vero che ne hai? Tu prendi tutte queste cose, quaderni, non li usi? Non è vero. Vi faccio vedere che ne ho. Ne ho presi alcuni di quelli che avevo, però altri sono già negli scatoloni, ragazze. Quindi, ad esempio, ho questo qua del che avevo preso da Lidl, di questi ne ho addirittura due. Questo c'è ancora l'etichetta, vi faccio vedere che sono nuovi, sono quaderni ad aspirare, vedete? Nuovissimi, raga, nuovissimi, a quadretti, con all'interno i divisori per dividere le materie, le categorie, uguale questo, solo che questo non c'è più l'etichetta qua, e però vedete che sono nuovi. Poi vi faccio vedere le tipologie di quaderni che ho, ecco, però ve ne faccio vedere tipo due per tipo. Poi questa spirale che avevo fatto, preso l'anno scorso forse, ma alla fine non ho neanche utilizzato, bellissimo, questo ha i buchi, questi sono i buchi, potrei usarlo per quello che ho preso dopo. E poi ad esempio questi qua semplici, c'è questo qua con la, come si chiama, la copertina plastificata. Rigorosamente a quadretti, ragazzi, perché io amo i quadretti grandi. Questo qua rosso della N Color, che anche lui è nuovo. Comunque ne ho un'infinità, ragazze. Mi ha fatto vedere che ad esempio ne ho. Per quanto riguarda l'agenda, vi ho parlato dell'agenda l'altro giorno, nell'altro video haul. Io non sono riuscita a trovare un'agenda, ragazze. Cosa ho fatto? Cosa ho pensato? Dato che io ho tantissime agende vecchie, che non, ed effettivamente, cioè io non ho utilizzato, ragazzi, a me questa cosa sconcerta, cioè più che altro mi dà fastidio. Allora ho pensato di usare una di quelle agende vecchie, semplicemente. Allora, qua ne ho due esempi, ad esempio questa è del 2018-2019, che però adesso prendendo i quaderni mi è capitato, effettivamente questa un pochino l'ho usata e non credo che userò questa, però avevo iniziato con questa del Lidl. Adesso vi faccio vedere, questa avevo compilato forse una settimana e basta, sono andata a cancellare tutto, adesso vi faccio vedere. Questo è più un diario scolastico che era della Lidl, che è quello che piace a me, perché a me piace che vada di 16 mesi, non da gennaio a gennaio. Aspettate che arrivo a settembre, ve lo dico, cosa ho fatto. Praticamente avevo compilato solo questa pagina, allora cosa ho fatto? Ho cancellato quella bianchetta, quel bianchetto, correttore, cancellina, quello che vi pare a voi. E sostanzialmente il problema dove sta? Nei giorni. Adesso ve lo faccio vedere in una cosa in bianco, che si capisce di più qua. Vedete, qua c'è scritto il giorno e il numero, no? Io ho cancellato quella cancellina, cancellerò quella cancellina il numero e lo scriverò. Semplicemente diventa la mia agenda di quest'anno, non me ne frega niente, anche perché questa è nuova, ha tutti gli sticker all'interno, quindi userò questa qua almeno sicuramente fino a dicembre, a gennaio. Poi vedo se vorrò comprarne un'altra, ma secondo me questa tranquillamente fino ad agosto posso andarci, tant'è che io di queste ne ho due, ho anche quella azzurra se non erro, però vabbè, faccio prima questa. Poi iniziamo col vero e proprio All Back to School. Allora, tiro fuori un po' tutto così vi faccio vedere bene. Okay. Allora, da Esselunga ho preso due cosine. Ho preso questi tratto pen neri. Il tratto pen ha la mira da 2 mm, no, da 0,5 mm, scusatemi. Li ho presi neri perché sostanzialmente col bullet journal mi servono tantissimo. In realtà io uso i, quelli della i 88 pen, però quello nero mi si è scaricato. Siccome non riesco ad andare in una cartoleria a prenderlo sfuso, mi sono trovata questi tratto pen, ho preso questo, tanto con i tratto pen mi trovo benissimo uguale, e niente, ce n'erano due, meno di 2 euro erano comunque.
Poi, sempre da S lunga, potevo evitarmelo questo, però erano troppo belle. Ho preso le gommine della Giotto, le gommine colorate, mini gomma pastel. E ci sono verde, azzurra, lilla, gialla e rosa. Guardate quanto sono carine. Ma sono pucciosissime, potevo io lasciarle. E comunque costavano meno di 2 euro, 1,59 euro se non sbaglio. Poi, in un altro negozio, dovete scusarmi ma mi prende il naso per l'allergia, in un altro negozio che si chiama Ins, che sarebbe tipo un... è un supermercato ma è un discount, sono andata a vedere se ho qualcosa per la scuola e mi sono presa qualcosina. Ho preso questa ricarica di colle, perché voi dovete sapere che con tutta la roba di cancelleria che ho, non ho una colla, ragazze, non ne ho una, è scandaloso. Infatti la cercavo per il bullet journal, non ne ho, quindi ho trovato questa a 2 euro, ben, non c'è scritto, 9 colle a 2 euro, e ho detto, senti, no, la prendo, pertanto per quello che devo fare io, bullet journal, incollare cose così, vanno benissimo, e me ne sono presa, sono molto contenta, poi sono rossa, io adoro il rosso. Poi ho preso questo quadernone ad anelli, allora, è un po' rovinato adesso che lo vedo, Non ci ho fatto caso in negozio. Cioè, un po'. Non so se vedete. Tipo rigato. Vabbè. Comunque, molto bella la fantasia. Sweet Life. Tutte quelle caramelline. Molto puccioso, rosa. Ad anelli, ovviamente, 4 anelli. Della pigna. L'ho preso perché. Allora, quello che. Il mio intento è. Con. Ce la posso fare. Praticamente. Sostanzialmente col corso che voglio iniziare, non il corso, con la scuola che voglio iniziare di estetista, come se fosse serale ragazze, però è online, nel senso che loro mi manderanno tutto quello che devo studiare, i libri, bla bla bla, io studierò e darò gli esami da sola, capite? Come se fa da privatista, no, è da privatista. Comunque, il mio intento è scrivermi gli appunti e metterli in quaderno ad anelli, quindi mi sono comprata appunto questi due risme di fogli con la banda antistrappo, perché altrimenti è un disastro. Quindi queste hanno la banda antistrappo, ne ho prese due, sono 80 fogli per pacchetto. E, perché non lo so, mi piace di più così come idea di appunto, ecco, e magari le brutte le scrivo un'altra parte, poi mi riscrivo la bella qua sopra e poi metto i divisori se magari poi, perché comunque cambieranno le materie e via. Poi arriviamo a allora una cosa che ho preso da Euroskin, questo pacchetto di Bic. Avete visto che ho preso tante penne nel vecchio video, però le Bic ne avevo prese solo due e siccome me sono trovata davanti a 1,88 euro, ben 10 penne Bic di queste qua, che non so perché, ma penso che a tutti i soggetti si perdono. Puff. Già l'anno scorso ne avevo comprato uno e puff. Quindi, siccome comunque è una delle mie penne preferite, ho voluto prendere la scorta. Poi arriviamo alla nota dolente, ossia Tigros. Mi è partito l'embolo al Tigros. Ho preso tre cosine. Allora, prima di tutto, cioè, questa è la puccioseria fatta ad evidenziatore. Li volevo già prendere, non li avevo presi, poi alla fine li ho presi. Cioè, raga, ma ci capiamo? Ma sono bellissimi col gelatino. Qua c'è il gelatino che è girato, però vedete. Il popcorn, lecca lecca, il muffin, cioè ragazzi sono bellissimi. Allora il Tigros li ho pagati 4 euro qualcosa, però tipo l'S lunga ho visto che costavano 6 euro e passa. Quindi ragazzi girate, io ho girato dove costavano, non me li sono presi alla fine. Mi piacciono tantissimo e sono felicissima di averli presi, come se non è abbastanza evidenziatori. Infatti cavoli tuoi. Poi un'altra cosa, come se non bastasse, che non dovevo prendere perché ne avevo già prese tre nel vecchio video, potevo io non prendere un altro astuccio? No, ora direte, ma di Frozen è la bambina, tu hai ragione perfettamente, ma cioè quale ragazza sana di mente avrebbe lasciato un astuccio con questa miriade di brillantini? Quale? Ditemi voi.
Ha una quantità di brillantine attaccata che, ma proprio fa luce propria, è bellissimo, ragazze. Cioè, guardate, è fantastico ed è costato solo 2,90 euro. E qua c'è il mio Olaf che io adoro, è bellissimo, ragazze. Ma sì, già è bello, va bene, no. Mi hai già 10.000, mi interessa, è bellissimo, l'ho dovuto prendere. Allora, arriviamo al motivo per cui sono andata da Tiros. È l'unica cosa che volevo prendere in realtà, che poi vabbè, ha preso altro, non fa niente. Ho preso i Crayola Super Tips, ragazze. Allora, i Crayola Super Tip Washable Marker, pennarelli lavabili super punta. Allora, ne ho sentito parlare molto di questi. Per chi vuole approcciarsi al lettering, questi vanno bene, sono più semplici da usare degli altri pennarelli, come cavolo si chiamano loro. Allora, sono fatti così, questa scatola penso che la terrò così. E voi avete tutti i pennarelli, non credo siano messi in ordine come qua, però fa niente. Vi faccio vedere, hanno una punta particolare che sembra quella dei bambini, però è questa qua. Io mi aspettavo che fosse più una punta alla, per intenderci, alla Tombow, che ne so, una roba del genere. Adesso provo a scrivere, vediamo se ce la facciamo. Ma questo qua io mi dispiace sporcarlo. Spittate. Cioè quando uno scontrino. Allora. Ragazzi, io non sono capace a scrivere il lettering, però per capire, scrivi le parti più fine, scrivi le parti più grosse, queste naie. Boh. Forse in realtà non mi scriveva perché la consistenza del scontrino, però boh, devo pararci a guardarli io queste cose. Comunque, ho preso questi che sono costati sui 15 euro. Oddio, non mi ricordo perché non l'ho preso adesso. Non mi ricordo. Però tra i 15 e i 20 massimo, non più di 20. Sono bellissimi, sono 100 pennarelli e niente. Questi saranno i miei fedeli compagni di vita. E ragazzi, questo era tutto il video haul back to school. Avete visto che non era tantissima roba effettivamente comprata. Ho fatto vedere i quaderni, ce li ho, l'agenda, andiamo con il riciclo costruttivo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e al prossimo, ciao! Video haul, cancelleria. Allora ragazzi, ho fatto la seconda manche da Tiger barra Primark, Accessorize e così via. Sono stata di nuovo ad Arese, più che altro perché devo comprarmi delle cose da Primark, dei vestiti. E ho preso qualcosina, vi faccio vedere subito. Da Primark ho deciso di prendere questo astuccino di Harry Potter. Allora, a me Harry Potter piace, però non sono una fan sfegatata, cioè mi piace, stop, però volevo prendere qualcosa di Harry Potter. Nel senso, c'erano i quadernini, l'ho tirata dai quadernini, poi alla fine ho preso l'astuccino perché io sono più da astucci. E poi mi piace tantissimo che abbia questa parte trasparente, i colori che ha, perché sono molto gessicosi, a me piace il bordeaux rosso. E non lo so, mi fa entrare molto nel mood autunnale-invernale. E questo qui è costato 3,50 euro, veramente veramente carino, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi vi faccio vedere altre cose prese da Iper, sempre nel centro commerciale di Arese. Due cosine per il back to school ho preso. Dovete scusarmi, ma nel frattempo io ho raffreddore. Sono passati dei giorni, ovviamente, dall'altra spezzettone di video. Allora, ho preso queste penne della Stabilo. Allora, sono leggermente cambiate da quella che avevo io. Cioè, sono molto più grosse rispetto a quella che dovrei avere anch'io, proprio come impugnatura di penna. Sono le Stabilo Point Ball, nella colorazione blu. Ne ho preso solo un pacchetto perché comunque con quella lama l'ho trovata bene. Vediamo, su comunque penna sfera a scatto e vediamo come mi troverò. Sempre lì ho preso il pacchetto questo qui della Spendler, scusate, appannato perché c'è una roba da frigo dentro, con tutti i 5 colori della Spendler.
ossia, a parte il nero, il blu, il verde, il marrone, il rosa, l'arancione. Non lo so, siccome a me piacciono tantissimo le stendere, io mi trovo molto bene con le blu, è la mia penna forse in assoluto preferita. Allora ho voluto provare tutti i colori e l'ho presa. Poi da stesso Rise ho preso tre cosine, sempre scontate tutto al 70%, ne ho persa una, molto bene, classica. Ok, allora ho preso questo set di matite, molto carine in realtà, You Got This Pencil, ah, oh mio Dio, ma nel cassettino, io pensavo che era tipo una scatolina che si apriva normalmente, hanno anche la gommina, sono 5 matite. La fantasia è questa, maculate e argentate, glitterate, che non perdono i glitter, molto belle, devo essere sincera. E ragazze, costavano, vediamo un attimo, a prezzo pieno queste costavano 5,90, Too Bright, City London. Ah, queste 1,77€ le ho pagate, 5 matite, quindi top, molto carine. Poi mi piace il fatto del cassettino. Poi ho preso un'altra volta questo set di 3 quadernini, l'altra volta l'avevo preso in un'altra fantasia, sempre scontato del 70%, abbiamo questo qui piccolino, qua non è sporco, è colla ragazzi, si toglie, infatti io grattavo lì per vedere se si toglieva, perché se non si toglieva cambiavo quadernino. E questo qua è con i puntini, tipo stile... bullet journal. Poi abbiamo questo qua zebrato, molto carino, bianco, semplice. E poi abbiamo questo con scritto Make it happen, semplice così. Pensate che questo kit costava 9,90€ a righe, con sotto scritto Accessorize, molto carino. E questo set io l'ho pagato 2 euro e qualcosa, meno di 2,70 euro l'avrò pagato, tipo, molto bene, ci piace questa cosa. E poi l'ultima cosa che ho preso da Accessorize, sempre come quadernino, ho preso questo qua con scritto London, LDN London praticamente, e dentro è fatto così, davvero molto carino, con layout di Londra. E poi è semplicemente un quaderno a righe, però con anche i margini, non so se li riusciamo a vedere, ecco, vedete, hanno i margini dalla parte destra, è veramente carino, è di questo colore azzurrilla, molto carino, qua ancora layout di Londra, molto molto carino. Questo qua l'ho pagato tipo 2,97 euro, molto bene. Arriviamo a Tiger, che se l'è la nostra rovina. Allora, aveva qualcosina in più rispetto all'altra volta, ma anche qua non è che sì, avevano tanto. Vediamo. Tra l'altro devo fare la foto, lo scontrino. Ah, tra l'altro, ragazze, io non capisco. O sono quelle di Arese, le commesse di Arese che sono fulminate, perché francamente non capisco come facciano a sbagliare in continuazione tutte le commesse. Comunque a Tiger io ho speso 13,30 euro, gli ho dato una banconota da 20 e 30 centesimi, beh, lei mi ha dato 10 euro di resto, quindi mi ha fatto come se avesse avuto praticamente uno sconto di 3 euro e io sono molto contenta di ciò. Allora, cosa abbiamo preso? Ho preso questo planner settimanale, questo era tipo di videogiochi, non so, computer, robe del genere. Non ho letto che però è tipo magnetico, quindi si può attaccare al frigo, la cosa mi piace molto, anche perché potrei metterla da mia suocera, così ci scrive gli orari quando torna Valentino per mangiare, e mi pare molto carina. Ed è praticamente un planner settimanale, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Molto molto carino, niente di che, molto carino. L'ho pagato soltanto, se non erro, questo qua l'ho pagato 1 euro, non di più. Poi,
Vediamo, prima vi faccio vedere le cose che ho pagato, diciamo, tra virgolette, a prezzo pieno. Nel senso che ci sono delle cose che erano al, sapete, 50 centesimi. Non c'è più la bag 10 pezzi, no? C'è quella 50 centesimi al pezzo. Allora, ho preso, a prezzo pieno, ho preso queste pennine, che sono tipo tratto pen, ce ne sono 4 nere, perché le ho prese, c'erano anche colorate, perché le ho prese nere per il bullet journal, ragazze, perché mi trovo sempre a finirle queste nere, ovviamente, e ne devo sempre avere una scorta infinita. Siccome costavano 4 penne soltanto 1 euro, le ho volute assolutamente prendere, e queste qua, sì, appunto, ve l'ho detto, 1 euro. Poi ho preso questo, che è un altro planner da scrivania settimanale, diciamo, tra virgolette. Ci sono i giorni della settimana scritti qua, e poi un quadernino che tu apri, qui hai il sul notebook, abbiamo i giorni della settimana da questa parte, così tipo notebook settimanale, e qua abbiamo le note, che puoi aggiungere delle note di fianco. È molto carino il fatto che sia chiuso, e cioè, nel senso, non occupi spazio più di tanto, ecco. Poi, sempre a pezzo pieno, ho deciso di prendere il bullet journal. Allora, non mi facevano impazzire questi bullet journal, ma siccome il mio ormai non l'ho più continuato, mi serviva un bullet journal nuovo, quindi ho preso questo color grigio jeans, è jeans grigio, però dà l'effetto jeans tessuto. Pagato 5 euro, è un bullet journal come Crested Bullet Journal di Tiger, a puntini, e alla fine avete i vostri suggerimenti per farlo, per iniziare il vostro bullet journal nel miglior modo possibile, che potete seguire o potete anche non calcolare come faccio io di solito. Comunque questo qua l'ho voluto prendere perché da quando sarò di là, a vivere di là, voglio dedicarmici con più impegno. Poi, sempre a 1 euro, ho preso questa penna molto carina, con questo pompon. Mi piaceva in realtà il fatto che fosse, c'ha il gommino protezione, fosse tutta colorata, e niente, molto carina. Poi a 50 centesimi ho preso questi stampini, sempre comodi per il bullet journal, perché potete fare la lista e per robe del genere, insomma, molto molto carino, solo 50 centesimi, stampini in legno, ci stava. Gli inchiostri ce li ho già. A 1 euro ho preso sempre questi graffettoni giganti, che già avevo preso in passato e mi sono piaciute tantissimo, allora sono andata a riprenderle, sono veramente comode e ve le straconsiglio. Poi ho preso una cosa che non c'entra, lo zucchero filato, lo prendo sempre, e poi sempre c'era l'angolo last minute, cioè le offerte, a 1 euro ho preso questi due, questi quaderni qua. Questi con le paillette, io di Primark, di Tiger non ne ho nemmeno uno, ho voluto prenderli. Se solamente 1 euro, ragazzi, erano stracomodi. Sono semplici quaderni a righe, questo qua è multicolor e diventa rosa, mentre questo è sì multicolor ma diventa blu. Guardate che bello. E niente, ragazze, credo che è tutto, vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso per il back to school, anche per questo secondo round. So che i video verranno caricati un po' in ritardo, ma purtroppo devo caricare i miei suoceri e il problema è sempre il solito. Spero che il video vi sia piaciuto, un bacione, ciao ragazze!